Esercizio 11. Tubo a U, ramo sinistro si versa l'acqua, poi in quello destro l'olio. Acqua e olio non sono miscibili, cioè non si mescolano, ma rimangono separati. Disegna e spiega cosa accade e come si dispongono i livelli dell'acqua e dell'olio. Prima si versa l'acqua, raggiunge lo stesso livello nei due rami, poi a destra si versa l'olio che va sopra l'acqua, non si mescola con l'acqua, ma spinge l'acqua verso il basso, quindi l'acqua si abbassa da questo lato e si alza della stessa quantità dall'altro lato. Però i due livelli A e B raggiunti dall'acqua e dall'olio saranno diversi perché acqua e olio hanno densità diverse. La colonnina d'olio resterà più alta di quella dell'acqua perché l'olio, avendo una densità minore, verrà sollevata più in alto. Poi con un righello millimetrato misuriamo la posizione dei livelli, che dal basso in alto si trovano a 5 cm, 11, 13, acqua a destra, acqua a sinistra, olio a destra. Ricava la densità dell'olio. Questi sono i livelli, i righelli millimetrati a destra e a sinistra. A 5 cm incontriamo il livello a destra dell'acqua, a 11,8 cm incontriamo il livello sinistro dell'acqua e a 13 cm incontriamo il livello dell'olio. Siccome questi due liquidi sono in equilibrio, in particolare la pressione nei due punti B' e B' è la stessa. B' corrisponde al livello basso dell'acqua a destra. Le due pressioni sono indicate con queste due frecce e hanno la stessa intensità. La pressione in B', PB' e la pressione in B'. Ma queste pressioni sono date ciascuna dalla somma di due contributi, la pressione atmosferica che preme qua sopra il livello dell'acqua in A, più la pressione dovuta idrostatica dovuta alla colonna d'acqua. Allo stesso modo in B' la pressione è la somma di due contributi, la pressione atmosferica che preme sull'olio più la pressione idrostatica, oleostatica, dovuta a questa colonnina d'olio. Queste sono in pratica le leggi di Stevin generalizzate, infatti le abbiamo scritte qua. Pressione in B' uguale pressione in B'. Queste due pressioni sono date dalla pressione atmosferica più la pressione dovuta al peso della colonnina d'acqua. Pressione atmosferica, questa, più la pressione dovuta al peso della colonnina d'olio. Le pressioni atmosferiche si semplificano perché l'atmosfera preme con la stessa forza, con la stessa pressione, da tutte e due le parti. L'accelerazione di gravità successivamente si semplifica anche lei e quindi rimane il prodotto densità per altezza della colonna d'acqua uguale a densità per altezza della colonna d'olio. E la densità dell'olio è la nostra incognita, dB. Per ricavarla, formula inversa, basta conoscere le altezze delle colonne d'acqua e d'olio. Le possiamo misurare queste altezze con il righello millimetrato. La colonna d'acqua va da 5 a 11,8 cm, quindi la sua altezza è 6,8 cm. La colonna d'olio va da 5 a 13, la sua altezza è di 8,0 cm. Giustamente la colonna d'acqua è più corta, più bassa, perché l'acqua è più densa dell'olio. L'olio, per fare la stessa pressione nel punto B', come l'acqua la fa in B', per fare la stessa pressione dell'acqua ha bisogno di una colonna più alta perché l'olio è meno denso dell'acqua. Quindi compensa, come si vede anche da questa formula, l'olio compensa la sua minore densità con la sua maggiore altezza, cioè con una colonna più alta. Tornando alle formule, il rapporto delle altezze è 6,8 diviso 8,0 e questo rapporto fa 0,85 e questo porta a una densità dell'olio che è l'85% di quella dell'acqua. L'acqua è 1 grammo al millilitro, quindi 0,85 grammi al millilitro. Intuitivamente, siccome la colonna d'olio è più alta della colonna d'acqua, facendo il rapporto delle altezze e poi invertendo questo rapporto abbiamo il rapporto delle densità, cioè la densità dell'olio è minore di quella dell'acqua, esattamente nello stesso rapporto di quanto la colonna d'olio è più grande e più alta di quella dell'acqua.